Benvenuti alla nostra trasmissione Il Fatto che oggi mi è particolarmente caro presentare perché è un argomento che mi interessa, che interessa i telespettatori di Rete 8, in particolare di Rete 8 Libri, che interessa soprattutto gli amanti del giallo, ma che interesserà sicuramente tutta la città di Pescara perché è un appuntamento nazionale e internazionale dedicato alla lettura e alla scrittura di libri gialli, noir, thriller. Insomma, un vero e proprio festival del brivido, si chiama Pescara a luci gialle, iniziativa del Rotary Club Pescara Nord, e con noi c'è il presidente Carmine Ciofani e poi c'è anche il governatore del distretto Rotary 2090, Paolo Raschiatore. Benvenuti. Grazie. Buonasera. Allora, un po' si vede il mio entusiasmo, no? Perché Sì. comunque in parte sono anche coinvolta nel progetto, in parte la lettura mi vede particolarmente così felice e congeniale e in parte perché è una novità assoluta per la città di Pescara, che ospita tante manifestazioni culturali, che è stata definita e riconosciuta dal Ministero per i beni architettonici e per la cultura città che legge. Ma da adesso in poi leggerà anche di un colore specifico, cioè giallo. Avvocato Ciofani. E speriamo di sì. Poi la dottoressa Moretti, la giornalista Marina Moretti, sa tutto di questa avventura perché è stata degli elementi base del comitato scientifico che hanno costruito questa iniziativa. Insomma, il Rotary Pescara Nord, chi sente, chi ci ascolta lo sa, è un'associazione autorevolissima che fa service. Questo ambito non esclude quella che io personalmente ritengo il fondamento di ogni attività umana, che è la cultura, insomma, la cultura e la conoscenza. Dentro questo contesto abbiamo pensato di organizzare un service a favore della città di Pescara, dei cittadini di Pescara e non solo, noi ci auguriamo, che si muova dentro questo binario della cultura. Ed è nato il Festival del Giallo. Autorevoli ospiti, invitati e avvicinati dalla nostra cultura, dai protagonisti, da alcuni naturalmente dei protagonisti della nostra cultura pescarese. Io, senza dimenticarne nessuno, spero di ricordare tutti, il Comitato Scientifico, oltre a Marina Moretti, vede scrittori locali di autorevolissima capacità, Angela Capobianchi, Romano De Marco, Enzo Verrengia, Antonio Del Giudice, Ugo Perolino, Giovanni D'Alessandro, Giacomo Maristella D'Angelo, Lippolis, Maristella Lippolis, Giacomo D'Angelo, Giacomo io ti aiuto, D'Angelo, che sono insomma tanti. Quindi. una bellezza intellettuale, una ricchezza a cui abbiamo attinto per dare vita a questo, far partire questo viaggio. Ospiti autorevolissimi, nazionali e internazionali, da Wolf Dorn tedesco, che è uno dei giallisti più letti d'Europa. La interrompo perché non Sì. voglio svelare tutto, perché voglio dare la parola, prima di chiudere con i nomi, diciamo Sì. così, con il programma, ancora un attimo vorrei far capire perché poi il Rotary ha sposato questa causa, che si inserisce in un percorso preciso legato alla cultura, all'alfabetizzazione e alla lettura. Il Rotary è un'associazione di servizio di uomini e donne che dedicano una parte del proprio tempo e delle proprie risorse al servizio delle comunità, comunità locali e comunità internazionali, in una serie di vie d'azione, dalle più classiche che sono quelle legate alla lotta alle malattie, acqua e strutture igieniche sanitarie, promozione della pace, alfabetizzazione. Ed è proprio l'alfabetizzazione l'area all'interno della quale possiamo collocare questa iniziativa, perché l'alfabetizzazione ovviamente va contestualizzato nel posto in cui il Certo. progetto viene portato avanti. Per fortuna nelle nostre zone non abbiamo problemi di alfabetizzazione primaria, quindi leggere, scrivere e far di conto, ma è molto importante far risvegliare, soprattutto nella nuova fascia giovanile, la voglia di riscoprire in modo più diffuso la lettura, quindi la
la cultura in qualche modo classica, la lettura dei libri, la lettura dei giornali e così via. Quindi alfabetizzazione per noi può significare questa azione. Non a caso il progetto prevede una serie di fasi, ha previsto una serie di fasi, tra cui molte di queste sono state proprio condotte nelle scuole ed in collaborazione con le Infatti. scuole, ed è questo il vero progetto rotariano, oltre magari a promuovere nuovi scrittori, quindi a poter fare anche questa opera di divulgazione. Infatti, sicuramente la mattinata dedicata alle scuole è una delle più interessanti ed è anche una delle iniziative alle quali insomma, ci siamo più dedicati perché abbiamo messo insieme tante scuole, istituti superiori e ciascuna di queste scuole con un gruppo scelto di alunni si è cimentata in un progetto dedicato al giallo e scelto da loro, giusto, Avvocato Ciove? Sì, ma è questo l'obiettivo, uno degli obiettivi che abbiamo inteso raggiungere e speriamo di raggiungerlo poi fino in fondo, perché l'iniziativa vede il coinvolgimento sia dell'Università, del Dipartimento di Letteratura dell'Università, presso la quale peraltro l'evento verrà inaugurato il 5 maggio mattina, e delle scuole, di alcune scuole superiori, i cui ragazzi sono stati già formati attraverso anche l'incontro con gli scrittori a cui facevo richiamo prima, su temi di natura gialla. E leggeranno, faranno delle rappresentazioni, Cucineranno cucineranno, anche le ricette dei grandi investigatori. presenteranno i loro lavori. Ora, il riferimento alla cucina mi fa anche pensare che l'accoglienza di questo appuntamento sarà donata dall'Istituto Alberghiero di Pescara, è una cosa a cui noi siamo particolarmente legati, e per questo siamo molto grati alla preside Di Pietro. E il coinvolgimento di questi tre settori, le scuole superiori, alcune scuole superiori, l'università, gli scrittori e la cultura e la cittadinanza, insomma, ci rende tutti quanti partecipi ad una iniziativa che speriamo abbia successo. Insomma, Sicuramente, perché si inserisce tra l'altro in un momento felice per il giallo, il thriller, il sì, noir, per no? il Lo so. giallo e il thriller, ma anche per la lettura e la letteratura in genere. Un saggio di recentemente uscito che si intitola L'invito alla letteratura definisce il libro la più straordinaria macchina del tempo che sia mai stata inventata dall'uomo. Ora il libro è una straordinaria macchina del tempo, ma anche dello spazio e dell'immaginazione. E il calendario di questi 3 giorni, che prevede le relazioni sui metodi investigativi da Sherlock Holmes fino alle attuali CSI. rappresentazioni investigative degli sceneggiati americani, al giallo storico con 2 appuntamenti e collocati nel tempo e nella storia, al futuro, che poi è un po' presente e un po' futuro, come la cybercrime, i crimini attraverso il web. Insomma, è un appuntamento veramente da seguire, perché attraversa il tempo, lo spazio, l'immaginazione, il futuro, la cultura, il sapere, con la partecipazione di straordinari protagonisti della letteratura gialla. Allora, cominciamo a svelare un po' questi protagonisti. Intanto c'è da dire che ciascuno degli incontri a tema, appunto giallo storico, cybercrime, metodi investigativi e quant'altro, insomma di tutti i vari temi, sono condotti da un nostro orgoglio locale abruzzese, che sia scrittore, scrittrice, Esatto, giornalista, esatto. e che dialogheranno di volta in volta con l'ospite che invece gli è stato affidato, che arriva sostanzialmente fuori dall'Abruzzo, ma in qualche caso fuori dall'Italia, è il caso appunto di Wulf Dorn, scrittore famosissimo, lettissimo e vendutissimo, bestseller con La psichiatra e poi in libreria con tante altre pubblicazioni. E quindi questi incontri appunto saranno condotti un po' insomma, da loro colleghi o da giornalisti, salvo quei due momenti che sono quello legato all'università, con l'inaugurazione, anzi il sostegno anche del professor Perolino, diciamolo perché Sì, anche lui fa come parte no, di questo certo, non comitato, non lo l'avevamo nominato,
e con l'università stessa che si è messa a disposizione e che ha realizzato una mattinata particolare sempre su questi argomenti. Si parla del giallo francese, del polare, insomma, proprio il sviscerato così l'argomento. E facciamo qualche nome invece di ospiti nazionali. Tu hai prima citato Manzini, che insomma, Manzini ci sarà ormai. sabato 6 sera, parlerà del suo protagonista dei suoi gialli, Rocco Schiavone, la cui attualità è esplosa In in televisione televisione qui di recentemente. recente. Ma insomma, non solo, abbiamo sul giallo storico, Matteo Strucula, Matteo Strucula. le blogger e le gialliste, perché ci Le sono gialliste, cioè sarà Luigi Savina, vice capo della Certo. polizia, che ci parlerà proprio dei metodi investigativi. E però, insomma, uno degli obiettivi fondamentali, adesso Marina Moretti lo sa bene, uno degli obiettivi fondamentali, perché noi siamo un'associazione che opera qui, è quello di rappresentare anche lo spessore dei nostri protagonisti della cultura locale, che sono molto bravi, bravi scrittori, alcuni di essi hanno pubblicato libri in questi giorni, li hanno presentati Sì, è il caso proprio di Angela da Romano De Capobianchi e Marco Romano e De Angela Marco. Capobianchi, che adesso presenterà il libro a fine mese, l'ultimo giallo che ha scritto. È una vita pulsa in questa città, una vita di pensiero, di cultura, di sapere che noi operatori dell'associazionismo abbiamo il dovere di far conoscere, coniugandolo con un'iniziativa di così, adesso non dovrei dirlo io, ma insomma ci abbiamo lavorato in tanti, di così significativo spessore come questo appuntamento del 5, 6, 7 maggio. Allora, Grazie particolare, dottoressa Moretti, vorrei dire questo, anche al Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne, che hanno coinvolto l'università e hanno abbracciato immediatamente questa iniziativa, riconoscendo al Rotary certo. uno spirito che fino adesso, insomma, su questo tema non si era. Allora, io voglio invitare intanto a andare in giro, perché fra poco, insomma, la città sarà invasa dai programmi e quindi si potrà scoprire quale di tutti questi momenti, sono tantissimi, 2 giorni e mezzo, ma fitti fitti, di appuntamenti, insomma, a quali ognuno di noi può essere interessato. E quindi si vedranno in giro, si vedrà il programma, si vedranno i manifesti, ne parleremo ancora, il tempo ormai è finito. Però una cosa la vorrei chiedere al governatore Sì. Raschiatore. Carmine Ciofani è presidente, ma è pro tempore, come Sì. sempre, per il Rotary. Altri arriveranno. Le sembra che questa iniziativa possa reggere però l'impatto degli anni? Insomma, io vorrei già pensare a un Pescara Luci Gialle 2. Beh, tutte le iniziative, in realtà il Rotary è organizzato in modo che tutte le cariche, dalla carica del club fino alla carica di presidente internazionale, ruotano ogni anno, cambiano ogni anno. Però i progetti significativi restano, perché le buone idee devono essere copiate. Diciamo che nel Rotary non solo non è vietato copiare, ma è anche una buona prassi copiare le iniziative, cioè i progetti che vengono portati avanti in modo così significativo. Allora, la prendiamo come una promessa, ricordando che c'è anche il sostegno del Comune, della Regione, della Fondazione Pescara Abruzzo, Ministero della Cultura ha del dato il Ministero suo della Cultura, che ha patrocinio. dato il patrocinio. Insomma, tutto questo è un bel corpo denso e vi diamo appuntamento al 5, al 6, al 7 maggio, inaugurazione all'università, appuntamento al Museo Vittoria Colonna, tranne la performance delle scuole al Sant'Andrea. Grazie all'Avvocato Grazie Ciofani, a grazie al lei e Governatore buonasera. Raschiatore e arrivederci. Buonasera.